Ciao ragazze, ci troviamo al Granaio delle Arti dei Mestieri a Mosile di Piave, in provincia di Venezia, dove Camilla ci illustrerà una tecnica patchwork. Ciao a tutte, oggi vi mostrerò la Via delle Rose. Ho utilizzato due toni di verde per le parti centrali ed esterne e due tonalità di giallo per le parti degli incroci. Adesso vi mostrerò come realizzare questa piastrella. Io ho usato due colori sulle tonalità del giallo, quindi dovete tagliare delle strisce dal tessuto da 6 cm e mezzo. Unirle tra di loro mettendole dritto con dritto, quindi in questo modo qui. Una volta che le avete cucite tutte e tre, dovete girare e stirare le cuciture aperte, come ho fatto io in questo caso. Ora da questa striscia dovrete tagliare un quadrato della stessa altezza della striscia di tessuto. Quindi controlliamo sul piano da taglio, sono 17 cm. Quindi posiziono la stecca sul piano a 17 e taglio. Se c'è da rifilare un po', lo controllo un attimo e lo sistemiamo. Una volta tagliato il quadrato, avremo bisogno di due tonalità di verde. In questo caso io ho usato questi due. Tagliamo due quadrati da 12 cm per 12. Sul rovescio del tessuto tracciamo una diagonale che parte da angolo e va a finire sull'angolo opposto. Quindi posizioniamo la stecca e con una penna da tessuti tracciamo la diagonale sia su questo che anche su quello. Ci puntiamo angolo ad angolo e tracciamo le diagonali. Una volta che le abbiamo tracciate, posizioniamo il tessuto dritto con dritto sul quadrato, quindi lo mettiamo in questo senso in modo che la diagonale vada in questo verso e non in questo, perché altrimenti così è sbagliato. Quindi lo posizioniamo così, lo fissiamo con uno spillo e fissiamo lo stesso anche da questa parte. Facendo attenzione a non prendere l'angolo all'interno, perché altrimenti quando noi andiamo a cucirlo lo fissiamo sotto, quindi li apriamo e andiamo a cucire proprio sopra il segno della diagonale. Non saldate. E cuciamo anche l'altro. Ora togliamo gli spilli. Ci puntiamo con la stecca ad 1 cm dalla cucitura appena fatta. E tagliamo l'angolo. La stessa cosa sul lato opposto. Questa è una tecnica dove non viene sprecato il tessuto, perché dopo vi mostrerò come riutilizzare anche gli angoli appena tagliati. Questa è la piastrella che abbiamo creato. Adesso andiamo a stirarla, portando le cuciture tutte da un lato. Quindi la stiriamo prima al rovescio, sia da una parte che dall'altra, e poi a dritto. Questa è la nostra piastrella. Eccola qua. Con i triangolini che abbiamo scartato, basterà unirli mettendoli dritti con dritti e facendo una cucitura a filo. Quindi ricaveremo dei quadrati con una parte in una tonalità e nell'altra di due colori. Unendo quadratino con quadratino potrete formare proprio un bordo. Quindi potrete metterlo su una tenda, su un quilt,
su un centro tavola, dove un po' volete voi. Potete giocare anche qui con i triangoli, quindi avendo i triangoli di un colore all'interno, avendoli tutti in azzurro, insomma, come più vi piace. Adesso vi mostro come posizionare i blocchi. Io li ho fatti anche in azzurro. Potrete posizionarli con lo stesso colore di tessuto tutto all'interno, quindi in questo caso il verde centrale, oppure facendo un'alternata di verde chiaro, verde scuro e verde chiaro e verde scuro. Potrete realizzare anche una X concentrando le punte del blu verso l'interno. Come in questo caso. Oppure gli angoli, i triangoli che si combaciano, quindi i verdi tutti da una parte e i chiari tutti dall'altra, insomma, come più preferite disporli. Una volta che li avete disposti, mettete i quadrati dritto, dritto con dritto, cucite a filo, fate lo stesso anche per il pezzo sopra e poi unite il pezzo sopra con quello sotto. Io qui ho realizzato un centrotavolo oppure anche una tovaglietta. Nella tovaglietta potete vedere che ho utilizzato un blocco completo al centro e due metà ai lati. Quindi potete un po' disporli come più vi piace. Allora, noi abbiamo disponibile anche il kit per poter realizzare questo centro tavola, oppure questa tovaglietta, oppure i fat quarter o i tessuti a metro. Speriamo che questa dimostrazione vi sia piaciuta e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao, alla Ciao a prossima! tutti!